Buongiorno, è vista l'ora, siamo entrati ormai nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 aprile 2020. Apro con la parentesi, ovviamente lo sapete, i miei canali social, YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, trovate tantissimi contenuti su YouTube anche, non perdetevi, mi raccomando, c'è il collage che le dirette stream che ho caricato. La grandissima Lega Ambiente Trani, salute a tutti voi ragazzi di Lega Ambiente, Vincenzo, Pierluigi, Fabrizio e altri. Ho letto che ci saranno molte altre registrazioni per quanto riguarda Raw, SmackDown ed NXT, come anche Money in the Bank, che molto probabilmente, come è stato per WrestleMania, anch'esso dovrebbe svolgersi presso il Performance Center di Orlando in Florida. E poi ho letto anche giustamente di fare tipo a blocchi, per esempio per una serie di registrazioni questi atleti per là, tra gli altri, eccetera, eccetera. Io ho trovato un po' un altro modo come passatempo, siccome ho giocato a pallacanestro. Diversi anni fa, ho ricominciato qualche mese fa il basking, ovvero quel basket dove non è tanto importante vincere, più che altro divertirsi, perché oltre a chi è fisicamente dotato e ha già giocato a basket, c'è chi purtroppo non per colpa sua è sulla carrozzella, chi ha difficoltà a muoversi psicofisico, psicomotori, e quindi proprio a chi sta in carrozzella o chi non riesce a muoversi tanto bene, ci sono dei canestri laterali, uno più alto, uno più basso, e quindi è un'altra maniera per rendere partecipi anche questi ragazzi, ma anche ragazze, perché il basket è aperto a maschi e femmine. Quindi praticamente ho messo ieri in cucina il secchiello dove mettiamo l'acqua per lavare a terra, ovviamente vado, e a distanza con mio padre ho fatto una gara di tiri con una pallina, vi la faccio vedere, questa qui. Questa pallina qui, ovviamente, diciamo che i primissimi tiri sono stati proprio, cioè, per esempio, se io stava qui, io tiravo di qui o di lì. Quindi, comunque, una partita l'ho vinta io, una partita l'ha vinta mio padre. Quindi, ci siamo divertiti. Oggi, purtroppo, mi dovrò allenare in solitaria, perché mio padre ha diversi impegni nel pomeriggio, quindi niente, penso concludiamo qui questa flash breve diretta. Mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti al mio canale YouTube, fatelo, è gratuito, molti contenuti in maniera free, libera, gratuita per voi. Se mi volete seguire su Twitter Nicola De Lucia, su Instagram Nick De Luca 94 con 2 C e non 2 K, su Facebook Nicola De Lucia la paginetta Deluxe Television. Quindi ovviamente tornando un attimo alla WWE, abbiamo quindi al momento la puntata di NXT nella notte tra oggi e domani, ovviamente già preregistrata, in cui se non mi sbaglio dovremmo vedere Johnny Gargano contro Tommaso Ciampa, dovrebbe essere la sfida finale tra i due, e poi ladder match che decreterà la sfidante numero uno al titolo di NXT, che ricordo non è più alla vita di Rhea Ripley ma di Charlotte Flair. Ed inoltre con questo concludo davvero, quindi visto che è iniziata la nuova stagione della WWE, ci sono tanti innesti da NXT, NXT UK ai brand principali Raw e SmackDown. Grazie a tutti, vediamo se oggi facciamo un'altra breve diretta. Io vi auguro a tutti un buon proseguimento di giornata, di settimana, buon pranzo a tutti, manteniamoci a tavola, non abbuffiamoci, alla prossima, ciao!